cittadini contro questa manovra. Politica ed economia si interrogano anche sulla nuova stretta da parte della BCE che già ha avuto conseguenze sui mercati. Sentiamo. Non si allenta la tensione sui titoli di Stato, con lo spread che all'indomani della decisione della BCE di alzare ancora i tassi raggiunge i 220 punti base, tornando ai livelli preoccupanti dello scorso ottobre. In forte calo anche le borse europee, trascinate al ribasso dai titoli bancari. A preoccupare i mercati soprattutto le parole del presidente della BCE Lagarde, che annunciando il ritocco di mezzo punto dei tassi, che si aggiunge ai due decisi precedentemente e che comunque è in linea con la Federal Reserve americana, la Banca Svizzera e la Banca d'Inghilterra, ha spiegato che la Banca Centrale, fino a quando l'inflazione non tornerà al 2%, oggi viaggia intorno al 10%, continuerà ad alzare periodicamente il costo del denaro. Insomma, Francoforte sceglie la linea dura per combattere l'inflazione, che in Italia, tra l'altro a novembre, secondo l'Istat ha raggiunto il più 11,8%. Non ho capito il regalo di Natale che la BCE ha voluto fare all'Italia, ha commentato polemicamente il ministro della difesa Crosetto, mostrando su Twitter un grafico con la caduta del prezzo del BTP, per poi spiegare che sarebbe stata opportuna più prudenza, perlomeno nelle parole utilizzate da Lagarde. Ma la BCE ha anche annunciato una stretta sul programma di acquisto titoli, che da marzo sarà ridotto di 15 miliardi al mese e richiamato l'Italia sul MES. Speriamo che ratifichi la riforma, ha detto Lagarde, che è parte integrante del completamento dell'unione bancaria. Sul MES si esprimerà il Parlamento, risponde il ministro dell'economia Giorgetti. L'aumento dei tassi avrà comunque ricadute pesanti sui mutui variabili. Nel brevissimo periodo il costo dei prestiti potrebbe raggiungere il 6%, spiega la Fabi, un aumento di 180 euro al mese su una rata di 450 euro per un mutuo di 120.000 euro in 25 anni. L'aumento dei tassi per le imprese potrebbe raggiungere i 15 miliardi, stimano gli artigiani di Mestre.